La risposta è sì, la sensazione è che se c'è un modo per farcela in questo momento in Italia è partire prevalentemente da un forte radicamento locale delle esperienze. Rete Comuni ha una caratteristica in più che mi fa dire se ce la faremo soprattutto attraverso azioni che si caratterizzino in maniera molto analoga a Rete Comuni. Rete Comuni nasce con un forte sostegno centrale attraverso il vecchio programma Elisa alla inventiva e alla capacità di fare rete degli enti territoriali e poi si è evoluto attraverso un accompagnamento, una vicinanza costante fra il Dipartimento Affari Regionali, una grande agenzia nazionale come Invitalia e la capacità situata, autonoma degli enti territoriali di restare in rete e di scalare quelle soluzioni che inizialmente erano state finanziate dal centro. Quindi un caso, mi verrebbe da dire, più unico che raro di multilevel governance vera, che esce, diciamo, dalla retorica delle formule astratte e diventa la concretezza di una cosa che funziona sul territorio attraverso un forte collegamento con i livelli anche nazionali e quindi un esempio per tutti. Per un modo di superare una contrapposizione ormai decennale fra neocentralismo e neolocalismo e invece provare a lavorare tutti insieme per produrre valore concreto sul territorio, ma anche con una valenza nazionale trasponibile. Se c'è un modo di farcela, Rete Comuni ce lo racconta.